Per aprire i festeggiamenti dei 120 anni di fondazione, la BCC di Busto Garolfo e Bugugiate ha organizzato il primo confronto pubblico tra i vertici del nuovo gruppo bancario cooperativo e una BCC locale. Moderati dal vice direttore del TG5, Giuseppe De Filippi, sul palco si sono confrontati il presidente e il direttore generale della BCC di Busto Garolfo e Bugugiate, Roberto Scazzosi e Luca Varni, con il presidente del gruppo bancario cooperativo ICREA, Giulio Magagni. E ad ogni persona che io incontro per strada dico sempre: non pensate di vedere il credito cooperativo tra 20 anni uguale a quello che avete visto nei 120 di storia, ma sicuramente lo vedrete meglio, perché sicuramente anche i vostri risparmi, anche i vostri denari saranno tutelati, no? in questo contesto, e magari eviteremo anche qualche crisi in più. Questa è una grande opportunità, se siamo bravi a coglierla, a costruirla, a crearla, con un concetto industriale, ma con i piedi, le radici nel mondo della nostra storia, che è la cooperazione, noi non possiamo sbagliare. Sbagliamo se vogliamo continuare a pensare che tutto quello che sta succedendo sia un po' gattopardesco, che tutto cambia per rimanere come prima. Non sarà così. Il nuovo gruppo darà alle BCC aderenti un indirizzo comune. Farà da garante nei confronti di tutti e controllerà ogni BCC sulla base di indicatori oggettivi, ha spiegato Magagni, chiarendo che fin tanto che una banca rimane virtuosa non ci sarà motivo di intervenire su di lei. Dal nostro punto di vista i vantaggi già li conosciamo, perché noi con il gruppo ICREA ci stiamo lavorando da anni in compartecipazione del rischio su determinati finanziamenti di grande livello, quindi sappiamo come lavorano e abbiamo fiducia che la partenza del gruppo aumenterà i benefici che noi abbiamo già visto collaborando con loro. Siamo sicuramente ottimisti su questo percorso, perché riteniamo che la scelta di partecipare a un gruppo rappresenta in questo momento un'opportunità. Siamo una banca sicuramente virtuosa, siamo una banca che esprime i suoi numeri, ha le capacità per andare avanti, ma riteniamo comunque di essere maggiormente tutelati all'interno di un gruppo dove un coordinamento e un controllo superiore su tutto il territorio nazionale salvaguarderà ancora di più i nostri valori. Ho visto entusiasmo perché ho visto due uomini del credito cooperativo che hanno colto benissimo l'essenza di questa riforma e stanno cercando di proiettarla sulla loro banca. Questo per me è qualcosa che ti dà fiducia, ti dà anche voglia di andare avanti, perché è fatica, è un progetto complesso ed è fatica.